nostra. Vede, proprio in questi giorni è uscito un dato che credo debba essere un dato estremamente allarmante anche alla luce del dibattito europeo sul tema dell'immigrazione, sul tema dei rimpatri. Il dato dice che su 3 clandestini, 2 che vengono raggiunti dal decreto di espulsione non vengono materialmente espulsi e quindi allontanati dal nostro paese. Una delle cause e una delle condizioni, purtroppo, tali per cui l'allontanamento con la forza e non semplicemente col foglio di via, tali per cui non vengono eseguite, è anche e non solo la mancanza di fondi. Quindi riteniamo assolutamente fondamentali e quindi fondi necessari affinché l'espulsione venga resa esecutiva. E quindi è necessario, tra le varie condizioni, noi ripetiamo che una sana e corretta applicazione del reato di immigrazione clandestina è fondamentale, ma servono anche le risorse e i fondi che spesso e volentieri questo governo e la sinistra che ha governato il paese negli ultimi 4 anni ha sottratto per destinare ad altre necessità e ad altre funzioni. Questo fondo venga non solo incrementato, ma venga alimentato e sistematicamente reso esecutivo. Quindi è fondamentale. Io credo che 20 milioni di euro siano pochi. Riteniamo comunque che sia necessario, a fronte di un depauperamento di questo fondo, prevedere risorse necessarie e aggiuntive al fine di poter rendere applicativo quello che in qualunque altro paese europeo e non solo è la regola, ovvero chi entra e chi soggiorna illegalmente nel nostro paese viene colpito da un decreto di espulsione e di allontanamento. Mi permetto di dire, e chiudo, che non servono solo i fondi, che non serve solo una normativa di riferimento adeguata come esiste ovunque, servono anche quelle strutture che il governo e la sinistra in questi anni ha smantellato, perché per poter espellere il clandestino serve che il clandestino venga identificato, ovvero i CIE. CIE che erano state create, strutture che sono previste, tra l'altro che erano previste addirittura nella turco-napolitana, la legge di riferimento poi cambiata e che rimane il testo base sulla gestione dei flussi immigratori, i CIE sono stati smantellati. Quindi le risorse, i CIE, un giusto periodo di trattenimento all'interno dei CIE finalizzato all'identificazione, esattamente quell'identificazione che il nostro paese non fa, tant'è che anche l'Europa ci prende a schiaffoni, sono le condizioni, sono la condizio sine qua non affinché il serio processo di espulsione, non solo a livello europeo, ma anche e soprattutto a livello nazionale, recuperando quella dignità nazionale e quella sovranità nazionale che sistematicamente stiamo svendendo e regalando in nome di una Unione Europea che non esiste, il nostro Paese dovrebbe recuperare, anche e soprattutto mettendo fondi sul fondo rimpatrio, ed è il motivo per cui la Lega voterà a favore.